Ragazzi, ci è mancato poco. Cioè, mi stava esplodendo il caricabatterie del monopattino elettrico. O meglio, stava prendendo fuoco perché è esploso. E allora, ora ti racconto tutto. Ragazzi, io oggi non volevo registrare. Mi volevo rilassare, ma erano in fase di ricarica entrambi due. E che cosa è successo? Mentre io ero qui che uscivo pazzo con la mia CNC, ragazzi, mi sono sentito alle spalle piccole esplosioni. Pa. Sapendo che c'erano i due monopattini in carica e sapendo che sono cose che possono succedere, ragazzi, che esplodono i pacchi batterie, per esempio, e se ne parte uno sono dolori. E allora io alla svelta cosa ho fatto? Sono andato, ho preso le prese, le ho tirate via, però sì, c'era una puzza di bruciato. Però avendoli entrambi due più due caricabatterie messi lì in carica, non sapevo quale andare a verificare. Perciò ho uscito il cuco, ho preso il suo caricabatterie che era caldo, perché è normale, ragazzi, un tantino caldi è normale che siano dopo una fase di ricarica, ancora di più, ragazzi, quando sono molto scarichi. Se tipo per esempio loro due erano scarichissimi, perché qualche giorno fa li ho utilizzati fino a portarli a zero, perciò alti amperaggi. Più sono scarichi, più il caricabatterie deve smaltire alte correnti all'inizio, per poi man mano scendere, ok? Perfetto. Perciò ho uscito il cuco, l'ho messo qui in mezzo alla garage, l'ho verificato, ho controllato, mi sono abbassato se c'era puzza, niente. Mi aspettavo da un momento all'altro su entrambi fumo, sai quando esplode una batteria litio, fumo e poi fiamme, ero pronto, l'estintore lì, e niente, non è successo niente. Perciò ho detto io, ma e allora che cos'è stato? Mi sono guardato un po' attorno, ho preso l'altro caricabatterie del Bogis C1 Pro. Ragazzi, allora io sin dall'inizio ne ho anche parlato nella recensione del Bogist. Ragazzi, il caricabatterie riscaldava, forse anche esageratamente, però per via di tempo, per via di tante cose, non ho potuto fare un upgrade per andare a migliorare la dissipazione. E oggi cosa è successo? Sono esplosi dei componenti. Ti faccio vedere. Questo è il caricabatterie, lo riconoscerai, 54.6 2A, e questa è la scheda dove sono esplosi questi due componenti. Non so se riuscirò a mettere a fuoco, però ragazzi, sono esplosi. Ragazzi, queste due alette dissipatrici mandavano tanto di quel calore, e in più questa zona che poi era confinante qui non la potevi toccare. Sì, finito, eccolo qui. Questo è il risultato del case. Ho fatto una quarantina di fori sia laterali che superiori. Ragazzi, così facendo so di per certo che il mio gruppo interno potrà espellere al meglio tutto il calore che su quello di sotto, così da anche permettere la dissipazione dei componenti molto bassi. Eccolo qui, 3 di qui,
e 3 anche per esempio qui sotto non ne facciamo, ok? Sotto lo lasciamo intero. Ok ragazzi, fuori parte inferiore, fuori parte superiore e poi tutta nella parte superiore. Così ragazzi all'80% abbiamo migliorato la dissipazione. Prima tutto il calore generato restava bloccato dentro ragazzi, perciò calore su calore su calore su calore su calore. Invece così tutto il calore come una micro stufetta uscirà da tutti i lati. Ragazzi, allora per smontare i caricabatterie solitamente ci sono o le viti in bella vista come nel caso del mio C1 Pro, nel caso dell'M4 Pro ci sono i gommini, 4 gommini con un piccolo calciavite, li andiamo a eliminare e li mettiamo da parte così puoi rimetterli. Questi sono dei gommini per nascondere le viti e per non far scivolare il caricabatterie, perciò non li perdiamo, mi raccomando. Ok, svidiamo, io svido col mio avvitatore, 1 2. Ora farò anche i fori su questo dell'M4 Pro ovviamente. Ok, purtroppo ragazzi, essendo componenti che smaltiscono tanta corrente, questo ancora vedi non si è bruciato, però ragazzi evitiamo complicazioni. Ok, leviamo la parte alta che comunque sono sempre simili, guarda la forma è molto simile. In questo caso però come vedi hanno abbondato col circuito stampato, fatto molto più lungo così da poter avere più alluminio. Cugo, vedi, ha fatto un qualcosa in più per la dissipazione dei componenti, ma noi andremo anche a fare la modifica. Gli step per rendere più longevo il tuo caricabatterie sono questi. Numero 1, prendi il tuo caricabatterie, smontalo, fallo diventare così. Questo è il pezzo superiore già forato, questo è il pezzo inferiore. Allo stesso tempo abbassa l'isolamento, perciò l'uso non è più per uso esterno ma esclusivamente ad uso interno. Un goccio d'acqua, liquido, umidità va a finire direttamente nei componenti e si possono ossidare, si può creare un cortocircuito, perciò ragazzi occhio, se lo fate fate attenzione, ricordatevi di non metterlo in esterni perché se da lì a poco piove saltate in aria. Ok, io non mi assumo nessunissima responsabilità. Andiamo a montare la scheda. Questa ragazzi è quella del Cugo M4 Pro, ma in linea generale sono quasi tutti simili anche con voltaggi differenti. Quelli laterali sono le alette dissipanti di alluminio. Ok, incastriamolo per bene, andiamo a mettere il blocco del cavo di uscita. Ok, 1, aspetta un attimo, questo fate attenzione a come lo andate a mettere. Perfetto, cavo di uscita connesso. Qui ci va la 220, mettiamo la parte superiore e il nostro caricabatterie è quasi assemblato totalmente.
vidi, andiamo a mettere le vidi, ragazzi, non le perdete neanche le gommine. Da Fox è tutto, dal bunker di Fox, iscriviti al canale, continua a seguirmi, tanti nuovi video tutti i giorni, o quasi, ragazzi. Vi ringrazio per i nuovi iscritti e per i nuovi abbonati. Se non sei ancora abbonato e vuoi sostenermi, ti piace ciò che faccio, sotto nel canale YouTube puoi cliccare e abbonarti. Abbonamento piccolo, medio o più grande. Grazie a tutti gli abbonati, un abbraccio a tutti gli iscritti generali. Ciao e al prossimo video.